La storia incontra i bisogni della modernità. Il santuario dei Santi Vittore e Corona diventerà più comodo da raggiungere in auto. Finalmente abbiamo le autorizzazioni necessarie per realizzare un ricovero delle auto, alcune auto per quelli che abitano qui in santuario e anche per qualche ospite. Abbiamo avuto un'eredità dal professor Bortolo Marcel e quindi questo ci permette di affrontare questa spesa, ecco, non indifferente. Abbiamo cercato di evitare impatti ambientali troppo pesanti e su suggerimento della sovrintendenza seguiremo l'andamento del monte dietro la casa che era una volta dei sacrestani. La maggior parte di questo futuro garage sarà interrato e non visibile. Nel progetto di recupero del santuario, anche proprio per l'utilizzo da parte dei fedeli per tutta una serie di iniziative, a che punto siamo? Ci sono più gruppi che vengono e che approfittano anche dell'ospitalità, perché ci sono iniziative di vario genere, di carattere spirituale, ma anche e soprattutto culturale e artistico. Abbiamo del resto la fortuna di essere al centro di un parco molto vasto, 18 ettari, quindi uno può sbizzarrirsi a camminare, a meditare finché vuole. Ecco, e questo viene molto apprezzato da quelli che vengono.